Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ho queste piante di agrumi in vaso che avevo già trattato nell'altro video, non so se l'avevate visto, contro gli afidi, contro gli animaletti che le infestano. Gli animaletti sono tornati, vediamo se riesco a inquadrarli, eccoli qua. Vedete, guardate, ci sono. Non sono moltissimi, però questo mi dà l'occasione per provare un prodotto nuovo, completamente naturale. Se avete già visto l'ultimo video, sono le capsule di olio a base di aglio, allicina e sostanze naturali della Collant. E questo non è un video sponsorizzato, le ho acquistate le capsule, giusto per correttezza. Le capsule sono queste. Utilizzo i guanti perché sono allergico all'aglio e quindi evito qualunque tipo di rischio. Io la confezione ve la metto in sovraimpressione perché ormai l'ho utilizzata e l'ho rovinata. Sono praticamente sostanze naturali che combattono un po' tutti questi animaletti di tutti gli alberi da frutto, questi in vaso e anche nell'orto. Se avete visto l'ultimo video l'ho messo sui cavoli. Si possono utilizzare sia per via fogliare, si rompono in acqua, si miscela, si spruzza. Dunque, si presentano così, il classico blister con le pastiglie che abbiamo tutti a casa. È probabilmente una sostanza vegetale di quelle che si sciolgono ovviamente nel terreno, nell'acqua, però ci vorrebbe l'acqua tiepida. Io per accelerare i tempi la bucherò con un chiodo. Oppure, la cosa più interessante che voglio provare adesso, si possono interrare, così come sono intere, con un po' di acqua. Loro piano piano si sciolgono, la pianta assorbe le loro sostanze e dovrebbe far morire questi afidi e quindi fare poi un'azione repellente. Adesso proviamo subito. Dietro la confezione, se riesco adesso ve lo metto in sovrimpressione, in base all'altezza della pianta c'è il numero di capsule da mettere. In pratica ho visto che ogni 50 cm di pianta c'è una capsula da mettere. Questa è circa 1,5 m, ne metto 3. Si fa un foro di circa 5 cm. Tolgo la pacciamatura. Pensate, questa pacciamatura qui l'ho messa a maggio. Guardate che c'è ancora, che bella che è. Guardate il terreno come è rimasto soffice, non si è crepato, non si è seccato. Ok, ho fatto il foro circa 5 cm, ne interro una. Lei piano piano si scioglie. Le altre piante invece, gli altri agrumi, li tratterò per via fogliare, adesso vi faccio vedere. Quindi questo, facciamo un esperimento su questa qui. La mettiamo qui. Dan, togliti. Qua, l'ho persa. Ecco qua. Perfetto. E ci vediamo fra qualche giorno. Io penso che una settimana, 10 giorni dovrebbe vedersi qualche risultato. Nel frattempo vi faccio vedere come tratto le altre piante. Le altre piante che devo trattare sono queste. Questa è messa peggio, guardate. Guardate che infestazione. È localizzata, perché in altri posti, eccola qui anche. C'è un ramo messo abbastanza male. E ovviamente ho le formiche, perché le formiche lavorano in simbiosi con gli afidi, quindi dove c'è uno c'è l'altro. E c'ho questa che ormai, questa è da potare, ma faccio un trattamento anche a questa e probabilmente, già che ci sono, do un trattamento anche a questa, anche se non la vedo malaccio. Bene, praticamente ecco, questa è l'ultima. Anche questa non mi sembra molto colpita, ma già che ci sono, visto che è tutto naturale, beh, qualche formica c'è. Dal momento che ci sono le formiche, sicuramente abbiamo anche gli afidi. Allora, in pratica faccio tutte le piante tranne questa, che è quella
che ho trattato adesso per via radicale. Qua, come vi dicevo, sto facendo il trattamento per via fogliare. Puzza anche così, ma è incredibile. Questa no, perché è quella che ho messo per via radicale, le compresse. Questa no, questo sì. Bene, tengo un po' di prodotto e fra un paio di giorni rifaccio il trattamento e vediamo come va. Sono passati circa 7 giorni da quando ho interrato le capsule. Adesso, prima di accendere la fotocamera, ho provato a smuovere un po' la terra, come vedete, ma non c'è stato verso di ritrovarle, quindi si sono già belle che assorbite. Adesso, come vedete, la rimetto a posto. Odore non ne fa dalla terra, questo mi ha stupito un po', però non le ho trovate, l'ho smossa tutta, non c'è stato verso di trovarle. Ora quindi vale la pena analizzare i risultati. Questa qui era stata mediamente colpita dagli afidi. Adesso guardiamo più da vicino, qualcosina è rimasto, soprattutto su questo ramo, che era quello che mi aveva colpito per primo, qualcosa c'è ancora. Evidentemente l'azione che deve fare per via radicale è più lenta rispetto a quella fogliare, che è quasi sicuramente così, quella fogliare è immediata. Adesso andiamo a vedere da vicino le altre. Questa le avevo dato per via fogliare. Ricordo che ho fatto solo un trattamento, perché poi è piovuto per 5 giorni dopo un 24 ore che ho dato il trattamento. Questo non ha afidi, questo non ne ha. L'avevo dato anche a questo, come a tutte le altre, e non mi pare che abbiano afidi. Questo era stato abbastanza colpito, qualche formica è rimasta su. Guardate che bello che è tutto in fiore. Qui dovrò ridare sicuramente un secondo trattamento, però devo dire che l'azione è immediata. Io, dopo che l'ho dato, dopo un paio d'ore, ho visto ed era tutto veramente quasi pulito. Infatti mi ha colpito molto questa cosa qui. Ora non guardate, c'è qualche ramo secco, ma li devo ancora aggiustare, potare e preparare per l'inverno. Bene, sono contento. Mi spiace non aver fatto vedere come erano ridotte le capsule su questo, ma appunto sono sparite nel giro di pochi giorni, e questa comunque è una notizia che mi interessava darvi per farvi vedere un po' il tempo di disgregazione delle capsule. È un buon prodotto, costa un po', devo essere sincero, perché quella confezione l'ho pagata 11 euro, online la trovate intorno agli 11-15 euro, non è poco, però si possono fare più di un trattamento e l'azione, come vi dicevo, è immediata. Poi, se invece avete voglia di farvi il decotto d'aglio in casa, sul blog trovate la ricetta. Io non lo faccio per ovvi motivi, come vi ho spiegato all'inizio del video, sono allergico all'aglio, quindi preferisco questi prodotti qua già pronti all'uso. Spero che questo articolo vi sia stato utile nel presentarvi questo prodotto, che era nuovo per me e magari anche per molti di voi. Se vi è stato utile il video e volete mettere un like, ve ne sono grato. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi auguro una buona giornata. A giovedì prossimo, se riesco a fare il video.